Ciao, siamo qui con Radio Birichina. Io sono Ade, qui c'è la mia amica Carlotta. E oggi ti faremo delle domande che si intitolano Domande filosofiche per adulti strani. E niente, iniziamo. Siamo qui. Ciao, come ti chiami? Tommaso. Possiamo sapere l'età? Sì, ho compiuto 42 anni. Che lavoro fai oggi? Oggi niente. Normalmente faccio il ferroviere. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? Più o meno, diciamo che non è distante. Perché? Qual era quello che volevi fare da piccolo? Non lo sapevo, forse niente. Ah. Ti senti libero come quando eri bambino? Abbastanza, sì. Che cos'è la rabbia per te? E quando c'è qualcosa che non funziona come voglio, che mi urta profondamente, che non va come voglio, e quindi decido che deve andare diverso e che devo fare qualcosa. Okay. Hai ancora un sogno nel cassetto? Che non ho realizzato ancora, no. Ma gli adulti sognano ancora? Io sogno poco di notte, però penso di avere tante idee. Ti senti libero come quando eri bambino? Bah no, perché ci siete voi. Che cos'è per te la libertà? Quella cosa più facile è poter fare quello che voglio. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Essere aperti con gli altri, e voler loro bene, e come vorrei bene a me stesso, magari anche di più, perché io mi trascuro. Se provo amore e amicizia per qualcuno, non posso trascurarlo. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Che capita. E spero che sia distante. Sei pronto per l'ultima domanda? Beh, non è mica la morte. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Ma a volte ci si può accontentare. Forse se devo essere felice mi devo accontentare. Devo dire che va bene così e che ho raggiunto già il massimo. Che non c'è sempre qualcos'altro di più da dover raggiungere, no? Me lo faccio andare bene. Grazie per essere venuto, ti diamo un saluto e ciao. Va bene. Grazie. A voi.